Salve ragazzuoli, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti. Perché non ancora si fosse iscritti, si iscrivono, e coloro che sono iscritti rimangono con me, perché uscino sempre, e comunque nuovi cani e video. Allora, cosa è accaduto alle Pasche? Innanzitutto, mi preme dirvi che qui ho sfoltito, ho tolto alcune potature, alcune piante, e ho potato. Ok ragazzuoli, adesso vi faccio un po' vedere come ho tagliato un po' di roba. Il filtro l'ho anche un po' pulito, la spugna l'ho liberata da quelle che erano i detriti al suo interno, adesso va tutto che è una meraviglia. Ho dato anche una guardata agli impianti di illuminazione che ho fatto io. Qui ho inserito l'egeria densa, infatti si vede c'è un arco di egeria con tante piccole patate qui, non so se potete, se riuscite a vedere, sono belle. Leggeria è veramente stupenda. Poi vabbè, sono scuole di pensiero, io amo Leggeria. Qui le ampullarie continuano a far fatti loro. Qui ho inserito le piante che ho trovato in un muro. Le ho messe in questi due contenitori e le spruzzo ogni tanto con un cosetto per tenerle umide. Le Planorbarius subcornicus stanno benissimo, le Caridine Sakura Red si stanno riproducendo senza alcun tipo di problema. Il filtraggio mi ha retto su questo 40 litri da questo filtrino, quindi dovrò aggiungere un altro. Qui la vasca è scomparsa, per quale motivo? Perché il mobile stava iniziando a darmi dei problemi, quindi ho detto smontiamo quella vasca lì, che da 30 litri grava, il peso grava sopra, e togliamo, smontiamola tutta. E ci teniamo soltanto questa con le bettine che devono ancora finire nella seconda vasca della mia ragazza. Sì, devo fare la seconda vasca. Qui c'è tutta l'attrezzatura. Qui c'è di nuovo un topo. E qui è la parte nuova. Ok, ho preso un contenitore cinesoso. Ho pagato 5 euro. Se non ci c'è, infatti, c'è ancora il prezzo qui: 5 euro. E ci ho svuotato pratica acqua, piante, muschi, eccetera, eccetera, tutti all'interno. Lì ci sono delle foglie che non so di preciso cosa siano, mi hanno detto di castagno, però non sono tanto convinto. Ho preso una stampella, l'ho attaccata con delle fascette a LED e ho collegato il LED qui, a questo qua, non so se vedete. E adesso tengo il tutto qui. Cioè alla fine non ho animali qua dentro, lascio maturare, anche se l'acqua comunque della vasca vecchia, e poi chi si è visto si è visto. Volevo solamente farvi fare un rapido giro, un rapido aggiornamento delle vasche, perché sta settimana sto stando tutta la giornata e tutti i giorni all'università. Sono tornato adesso che tipo saranno le 6 e ho detto a questo punto ragazzuoli, almeno un video una settimana glielo devo, perché comunque non posso lasciarvi senza video. Io vi dico con questa panoramica di iscrivervi, commentare, lasciare un bel like, link in descrizione. Ringrazio tutti per l'arrivo al traguardo di 1000, e dico 1000, iscritti nel gruppo Facebook. Io vi adoro, siete grandi. Spero che vi troviate bene al suo interno, dislessia, scusatemi, pomeridiano, posto studio, e che possiate convivere seriamente con i vostri pesciotti e godervi questa fantastica passione che è l'acquariofilia. Ragazzi, adesso vi ho fatto una cosa sommaria, poi magari ve l'aggiorno un po' meglio uno per uno. Ok? Ciao belli!